Allora, per quanto riguarda il nostro rapporto con il presidente o comunque con la proprietà, è normale che ieri, essendo venuto a Palermo, è normale che ci siamo visti e abbiamo parlato di tantissime cose, in maniera dettagliata con il direttore, quindi ci siamo dette cose molto, come si può dire, diciamo normali, cioè come sta la squadra, come stanno i giocatori. Sicuramente il fatto dei nazionali che vanno via, quindi nessun argomento scabroso, nessuna cosa importantissima, ma la consapevolezza di quello che abbiamo fatto finora, cioè con cose molto oculate, con un lavoro fatto in una certa maniera, cercando sicuramente di estrarre da questo gruppo il massimo della qualità che ha a disposizione. Quindi questo è un po' il sunto della giornata. Per quanto riguarda la condizione, diciamo, psicofisica soprattutto, è una condizione che è normale per quasi tutte le squadre, presumo, e quindi non sicuramente ottimale, ma cammin facendo, noi ci dispiace appunto che ci siamo allenati in un clima veramente torrido in questo momento e sicuramente abbiamo dovuto fare molti reintegri anche nei termini di assoluta, come si può dire, di assoluto recupero. Quindi l'unica cosa stonata è stato questo caldo veramente torrido che ci ha colpito, ma dobbiamo accettare anche questo. Quindi in termini, diciamo, di numeri non è che possiamo essere al 100%, però non siamo neanche al 20%, siamo una via di mezzo, quindi è normale che in un percorso lunghissimo dobbiamo anche essere bravi a mettere dentro anche benzina nel motore che possa essere duratura. Palermo è una squadra che deve recitare un compito da protagonista. Però con i nomi, per tanti anni, squadre prestigiose come Milan, Inter, Real Madrid, Manchester, con i nomi non hanno vinto niente. Quindi ci vuole da parte dei giocatori del Palermo, insieme allo staff, insieme al pubblico, insieme a tutti, ci vuole una dose massiccia di grande umiltà, di grande spirito di sacrificio, di grande volontà. Senza di questi ingredienti non si può partire assolutamente con i favori del pronostico. Naturalmente, in un colpo solo, fare l'esordio in B a Palermo, in una società gloriosa, in una città straordinaria, è normale che non può passare inosservato nella mia mente. Quindi è sicuramente un esordio ricco di grandi emozioni, ma con la consapevolezza che le emozioni vanno anche dimenticate al più presto, quindi quando l'arbitro incomincia la partita sarà una partita come si gioca nell'oratorio, cioè con le sane regole di voler vincere a tutti i costi e di battere qualsiasi avversario che ti trovi davanti. Lo Spezia è una squadra che gioca un calcio già dall'anno scorso ricco di grande agonismo, di grande muscolarità, con giocatori dotati sicuramente di tecnica importante davanti e in mezzo al campo, perché per esempio vi cito dei nomi, a parte Granozzi e Piccolo, che sono giocatori sicuramente notevoli in questa categoria e quindi molto bravi. Hanno un reparto dove Schaudone è un giocatore, secondo me, da grande palcoscenico di Serie A. Un allenatore che conosco da quando allenavo a Treviso, che giocava insieme appunto a un vostro compaesano che è Galeotto, un giocatore fortissimo, di grande intelligenza, e credo che porti anche lui una ventata di qualità lavorativa allo Spezia. Quindi già domani è una partita che ricalca benissimo quelli che sono i confronti che farà il Palermo, cioè quindi squadre di qualità, squadre dotate e soprattutto squadre che vogliono mettersi in mostra contro una squadra, una società che vuole recitare un compito importante in questo campionato. Quindi, secondo me la differenza la fanno quello che ho detto prima, la grande umiltà, il grande spirito di sacrificio. Bisogna pareggiare le motivazioni che hanno tutte le altre squadre e allora a quel punto lì il Palermo qualche qualità in più ce l'ha. Lo Spezia è abituato a questo campionato, ti ripeto, se noi pareggiamo umiltà, spirito di sacrificio, motivazioni, è una partita che può mettersi bene per noi, però dobbiamo prima fare questo tipo di passaggio e se lo facciamo abbiamo molte possibilità di far bene. Il Parma sia sicuramente la squadra che abbia ammazzato un mercato. Secondo me l'Empoli, secondo me un'altra squadra molto importante sarà il Frosinone, secondo il mio punto di vista forse la squadra più squadra in questo momento, la squadra più squadra. E penso al Pescara che è una squadra comunque che avrà
sicuramente dei ritmi fuori categoria con un allenatore straordinario quale Zeman, quindi sicuramente il Pescara è un'altra società che, e dopo c'è il Perugia, Cittadella.